Dopo il taglio del nastro di ieri sera, i primi d'Italia entrano nel vivo. A Foligno, sul palco centrale di Largo Carducci, è stato dato il via ufficiale alla kermesse gastronomica con la presentazione della 25esima edizione da parte del presidente di Epta Confcommercio Umbria. Nel 1998 la Confcommercio regionale ha fatto questo grande regalo alla città dopo il terremoto, con una manifestazione che oggi a distanza di anni ci fa dire che Foligno è senza dubbio diventata la capitale mondiale dei primi piatti, ha affermato Aldo Amoni. Con lui sul palco, tra gli altri, anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. Non si poteva mancare ad un anniversario così importante, ha dichiarato Tesei, per una manifestazione diventata di respiro internazionale ed importante non solo per Foligno ma per tutta Umbria. Per Zuccarini, i primi d'Italia, è la manifestazione regina della città insieme alla Quintana. Per questo è facile starle vicino e continueremo a farlo perché venire a Foligno per i primi significa non rimanere delusi, ha aggiunto il sindaco. Con i primi d'Italia, tutto il centro storico Folignate sta quindi promuovendo a 360 gradi la cultura del primo piatto in tavola. Oltre che per degustazioni, lezioni di cucina, dimostrazioni di grandi chef e momenti di spettacolo e di intrattenimento, durante l'avvio del Festival Nazionale dei Primi Piatti si sono accesi i riflettori anche per le produzioni alimentari di qualità e in tutte le vie e le piazze di Foligno. Disseminate per la città, ci sono tante mostre mercato che mettono in evidenza così anche i prodotti agroalimentari indispensabili per la creazione di un gustoso primo. Pure i produttori sono pertanto grandi protagonisti. Il percorso del gusto parte da Piazza della Repubblica con la boutique della pasta. La buona pasta italiana è quindi protagonista con esposizione e vendita delle migliori produzioni artigianali, oltre 30, di qualità. Con eccellenze italiane invece, in Piazza Matteotti, esposizione e vendita dei prodotti alimentari nazionali tipici. Sempre in Piazza Matteotti ha il suo angolo il mercato di Confagricoltura Umbria, con la più grande associazione di agricoltori che metterà in mostra i prodotti dei suoi soci. L'Atelier del Gusto apre il sipario alle eccellenze alimentari e ai prodotti a marchio protetto. L'appuntamento è nella corte di Palazzo Trinch. Non poteva poi mancare il cibo di strada con la sezione Street Food. La tradizione e la cultura dei cibi poveri di strada, che raccontano le tipicità delle regioni italiane, ha il suo spazio in Piazza del Grano. Infine, a Palazzo Trinci e Piazza San Domenico altri due luoghi per ospitare la bottega della pasta. Il percorso finisce con Tipic, villaggio delle tipicità, la mostra mercato nella corte Palazzo Candiotti organizzata dal GAL Valle Umbra e Sibillini insieme al distretto del cibo Valle Umbra Sud per celebrare i prodotti del settore artigianale artistico di qualità ed agroalimentare.